l'uomo, una delle prime cose che ha cercato di fare, che fa tutt'oggi e che fa da sempre, è di trasformare il significato delle cose in maniera lessicale. Quindi il definire, ad esempio, proteine nobili, le proteine della carne, ne dà un significato elevato, dimenticando che le proteine della carne sono tali perché quell'animale ha mangiato vegetali che contenevano gli amminoacidi che poi entro se stesso ha trasformato in proteine. Ma è la stessa cosa che faremmo noi e che facciamo noi nutrendoci direttamente dei vegetali. È esattamente la stessa cosa. È la stessa cosa che l'uomo ha fatto quando ha iniziato a inserire il latte vaccino a metà del XIX secolo nell'alimentazione per svezzare i bambini, perché è stato inserito solo allora, in piena era industriale, quando le donne partorivano e poi dovevano velocemente tornare a lavorare in fabbrica e quindi si cercò un cibo che dovesse sostituirlo. Fino ad allora svezzare si chiamava slattare, che è un termine molto più naturale che si usa ancora oggi. Si usa ancora oggi in chi porta avanti l'allattamento naturale, una branca della nostra società. Per aiutare queste madri a staccare il loro figlio, gli si diede una connotazione, un'accezione negativa. Svezzare, togliere il vizio, cioè il vizio di mangiare il primo cibo, il cibo più importante, quello della tetta della mamma. Quindi l'uomo quando vuole trasformare le cose è particolarmente subdolo, ne dà delle connotazioni lessicali prima di tutto e poi trova tutte le vie per farlo.